Disavventura nasce nel 2018 su questo palco alle mie spalle, nell'occasione in cui è stato riproiettato il film Il Gladiatore, il capolavoro di Ridley Scott, con la colonna sonora eseguita in perfetto sincrono da 250 musicisti e coristi dell'Orchestra Italiana del Cinema. Il sogno si realizzò con una grandissima sorpresa, ovvero quella di l'inaspettato arrivo di Russell Crowe, quando poi ha saputo che da questo grandissimo concerto, di cui si è parlato in tutto il mondo, sarebbe stato donato un ascensore, oltre alla raccolta fondi di quasi $500.000 per l'eradicazione della poliomielite, Russell Crowe si emozionò al punto tale da arrivare oggi, dove abbiamo inaugurato l'ascensore, raggiungendoci con un suo videomessaggio. Just wanted to send a message on this day of the initial journey of this elevator, which has been a long, long time coming. Congratulazioni a tutti. Io non avrei mai pensato, essendo un uomo che vivo di musica, colonne sonore e cultura musicale, che mi sarei mai occupato di realizzare personalmente un ascensore dentro il Colosseo, dalla fase progettuale condivisa col parco alla sua realizzazione di oggi. 5 lunghi anni per far sì che questa poderosa struttura di ferro e cristallo che vedete alla mia sinistra, lì in alto, potesse dare gioia a milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo, per garantire a tutti, proprio a tutti, anche alle persone con difficoltà motorie o fisiche, di accedere ai piani più alti del monumento, godendo indubbiamente di una delle viste più belle del mondo. È stata un'opera molto complessa, molto sofferta, ma devo ringraziare il direttore del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, e il suo incredibile staff per aver contribuito puntualmente, assistito e coadiuvato la realizzazione di questa complessa opera. Quindi per tutti quanti noi oggi è un grande sollievo, è come la nascita di un nuovo momento, che è quello che speriamo vivranno tutti i visitatori del mondo, che potranno utilizzare questa struttura e soprattutto migliorare l'accessibilità di un monumento così importante.